Confronto lungo quello sul nuovo DPCM, non privo di tensioni con le regioni, che ieri avevano mostrato in una lettera al governo stupore e rammarico di fronte a un testo varato senza un preventivo confronto. Poi la tragica conta dei quasi 1000 morti a frenare le fughe in avanti. Bonaccini, Emilia Romagna, invitava alcuni colleghi ad abbassare i toni. Nel mirino, soprattutto le limitazioni agli spostamenti tra i comuni, inique, secondo Emiliano, che così spiega a TG2 Post. Chi vive a Roma ha a disposizione un'area metropolitana gigantesca per muoversi e per infettarsi. Chi vive a Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia, isolato dentro il confine del comune, è come se stesse a Ventotene durante il fascismo. Il rischio, avverte Zaia, quello di anziani lasciati soli a casa, e Fontana commenta. Sono regole un po' schizofreniche che creano delle disparità, creano delle limitazioni alla libertà dei nostri cittadini che non realizzano quel risultato di evitare la circolazione del virus. A sostenere le scelte del governo i sindaci dell'ANCI, mentre Boccia replica ascoltate tutte le osservazioni delle regioni. Ed ora il punto sulla pandemia con il...